Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Resin Empire, nel quale vi mostro e rispondo alla domanda di tantissimi nostri clienti su come si utilizza la resina quando ci arriva a casa. Nel video mostriamo un prodotto che si chiama Reflor, il prodotto più famoso che, come tutti i nostri kit, arriva predosato a casa vostra. Allora, facciamo una supposizione: sono un cliente Resin Empire, ho acquistato questo prodotto, devo resinare il mio garage, il pavimento del mio garage, perché ci devo parcheggiare l'auto, e ho il cemento che mi crea la polvere, voglio renderlo pulito, voglio renderlo bello, lavabile, impermeabile, non voglio più vedere le macchie d'olio che si impregnano nel cemento, perché grazie alla nostra resina finalmente la benzina, l'olio e i solventi chimici non aggrediranno più il pavimento e non lo sporcheranno e lo potrete lavare. Allora, che cosa succede? Arriva a casa mia questa confezione, un barattolo grande contenente 5 kg di prodotto. 5 kg, non litri, chili. Arriva un barattolo da 150 ml di catalizzatore. Il catalizzatore è l'indurente della resina, è la sostanza che fa indurire la resina, che la rende resistente. È predosato. Cosa significa? Io sono un cliente e non ho competenza nella resina, non mi devo preoccupare di nulla. Apro, tiro su questo barattolo, questo tappo, lo tiro su, lo sfido, guardate bene, versiamo tutto il contenuto. La tanica è già predisposta per avere dentro la quantità o piccola o grande, ok? Quindi non vi preoccupate. Ora prendiamo questo, chiudo il tappo, avvito nuovamente il tappo, mi assicuro, attenzione, guardo bene, osservate, io l'ho avvitato male e quindi devo andare a svitarlo nuovamente. Ecco, adesso ha fatto il click giusto, chiudo, giro, agito. Sono pronto per applicare. Sì, Christian, ma con cosa applico? Semplice, con la spatola, con il rullo. Allora, questa resina è molto liquida perché è una resina da finizione, non è una resina che fa spessore, si applica con il rullo a pelo corto. Vedete, questo è un rullo, guardate, ve lo faccio vedere lateralmente, vedete? Rullo a pelo corto. È un rulletto che costa 5 euro, non spendete di più perché lo dovete buttare via. Quindi dopo che abbiamo finito il lavoro, questo rullo va buttato via perché si indurisce. In alternativa, quando siete nelle zone, negli angoli, nelle zone più difficoltose, potete fare come ho fatto io, ho acquistato un rullo piccino, addirittura questi qui hanno gli elementi intercambiabili, ma sono sempre rulli a pelo corto. A questo punto cosa faccio? Prendo questa resina e ho due modi per applicarla. La prima la riverso direttamente sul pavimento, però questo di solito comporta un po' di spreco di materiali. In alternativa mi doto di un secchiellino da vernice, ve ne faccio vedere uno, questo è un secchiello da vernice, che è già predisposto per la dimensione del rullo. Siccome questo rullo non è di questa marca, ovviamente la dimensione non è coerente e congruente. Però se voi acquistate, andate in un Brico Center, troverete già questo kit completo, cioè la base con il suo rullo, che costano 4, 5 euro, 6 euro. A questo punto io verso la resina qui dentro, in questa vaschetta, vado ad intingere il rullo, lo sgocciolo sullo sgocciolatoio e poi applico sul pavimento. Facendo questa operazione con una lattina da 5 kg potete coprire da un minimo di 20 metri quadrati suggeriti per il discorso automobilistico ad un massimo di 30 metri quadrati. Questa quantità dipende sempre ed esclusivamente da quanto assorbe il pavimento, perché il pavimento è in cemento, il cemento può assorbire di più o di meno. Attenzione, le ultime note e chiudiamo. Se il pavimento è ruvido, otticamente io lo continuerò a vedere ruvido perché questa resina non riempie i difetti. Quindi se non voglio vedere il pavimento ruvido, lo devo rendere liscio con altre sostanze, altri prodotti che vengono dal mondo cementizio, stucchi, rasanti, geolite e via dicendo. Viceversa, se il pavimento è di mattonelle, questa resina non attacca sulle mattonelle, ci vuole prima un primer per le mattonelle. A quel punto ci chiederete informazioni al numero WhatsApp che appare in sovraimpressione e noi vi risponderemo col prodotto giusto. Terza possibilità, questa resina è per interno e per esterno. La potete applicare sul terrazzo di casa, la potete applicare sul cemento diretto, sull'asfalto diretto, sulla guaina che avete sul tetto di casa vostra per rendere la guaina ancora più impermeabile, ok? Oppure
su una zona di cemento che è, presenta, come dire, una trasudazione magari verso il basso, perché ovviamente la resina la va a compattare. Attenzione, tutti i suggerimenti, tutti i consigli che vi do in questo video vanno sempre contestualizzati, vanno sempre valutati. Non è detto che la resina sia la risposta al vostro problema. A volte lo è, a volte non lo è, ma ricordatevi, è importante, ogni caso è a sé stante, ogni pavimento è diverso. Indubbiamente per il vostro garage ad un prezzo di 59 euro per 30 metri quadri questo prodotto è imbattibile e soprattutto dopo 3 ore in estate ci potete già camminare su, dopo 12 ore ci potete già passare su con l'automobile e il risultato è spettacolare. Adesso vi faccio vedere l'applicazione della Reflor. Ho applicato il rullo su una comune asta di legno. Guardate alle mie spalle a terra. È un pavimento dove ci sono state fatte tante prove per capire quale colore potesse essere quello idoneo. Intanto io qui ho la mia Reflor base che avevamo precedentemente catalizzato. L'avete vista nel video. Quindi che cosa faccio? Apro il tappo. In questo caso io adotterò una tecnica che è quella dell'applicazione percolata, cioè colo la resina sul pavimento e poi la stendo con il rullo. Vediamo che cosa accade. Attenzione, seguitemi. Allora, cominciamo da qui. Perfetto, abbiamo versato la resina, come vedete, e adesso cominciamo. Come vedete, la resina rende veramente tanto, guardate che grado di copertura. Ovviamente, come ho sempre spiegato, la resina non è in grado di andare a rimuovere i difetti del pavimento. Quindi, se io ho dei difetti precedenti, questi difetti rimangono, ok? A questo punto io vado ad applicare la resina ancora su un'altra parte. Abbiamo finito il nostro lavoro di resinatura sul pavimento, l'abbiamo finito circa orientativamente 5-6 ore fa e adesso, come vedete, già sto camminando sul nostro materiale. Ovviamente in inverno è bene camminarci il giorno dopo, va bene? Vi faccio vedere intanto che qui c'è dello sporco e questo è un bidone di solvente alla nitro e vi faccio vedere una cosa, guardate bene. Come vedete non si graffia, quindi una resistenza eccezionale già dopo pochi minuti e non abbiamo problemi. Inoltre questo è un diluente alla nitro, è un diluente molto aggressivo. Adesso io andrò a pulire una parte del pavimento, ok? Guardate. Ho tolto dei residui di resina che c'erano sul pavimento. Come vedete il tovagliolo non è sporco di resina e la resina ha resistito anche al diluente alla nitro. A questo punto vi do appuntamento ad un nuovo video nel quale vi mostrerò un altro prodotto e l'applicazione sarà sempre la medesima. Per altre informazioni scriveteci al numero WhatsApp. Ciao, grazie.